Ciao amici, oggi vi faccio vedere un video un pochino diverso dal solito. Guardate, ho acquistato presso un gruppo di WhatsApp a cui Tere, le piante di Tere mi ha indirizzato per prendere qualche piantina grassa, perché mi sono sempre piaciute, piacciono anche a Gloria e quindi volevo provare anch'io. Ovviamente io ne ho prese pochissime. Questo è un cactus, questa è una matucana e le altre tre non so cosa siano. Hanno dei nomi difficilissimi per me. E volevo, sono arrivate adesso, volevo togliere di qui perché non mi piace piazzate così in questa plastica. Allora ho recuperato dei vasi in coccio. E voglio trapiantarle, anzi travasarle. Ecco. Utilizzerò questo terriccio, questa mescola, usiamo questo termine, che ha degli inerti, cioè praticamente ha della ghiaia da fiume, ha della sabbia da fiume, ha della terra di campo e ha un 30% circa di terriccio di ottima qualità. Benissimo, allora comincio a aprirli perché loro me li hanno mandati così, ovviamente cercando di fare il possibile perché non si rompessero questi ragazzi. Io li ringrazio perché sono molto belle, però mi fa tristezza vedere queste piante. Pensa così, io non so se si fa così, ho chiesto, mi hanno dato delle indicazioni, persone esperte, io non lo sono e in base a quello che mi hanno detto sto cercando di dare una sistemata a queste piante, cercando di sbagliare il meno possibile. Alcune indicazioni le ho ricevute. E dopodiché cercherò, non so ancora come e quanto bisognerà bagnarle, questo non lo so, ma me lo diranno. Adesso comincio a darle luce e aria, perché dentro lì mi sembravano abbastanza sacrificate. Ecco, questa è una, vedete? Sembra sorridente, no, scherzo, non voglio fare il furbo perché non so il risultato come verrà. Spero bene, penso e spero bene. Bisogna essere fiduciosi. Allora adesso metto un po' di questa miscela e così vediamo come sistemarle. Ma perché mi dispiaceva e mi dispiace vederle così tutte un po' tristi. Mi dà l'impressione che siano tristi. E allora quelle più piccole le metterò a dimora in questi vasetti di coccio un po' più piccoli. E le altre le metterò a dimora nei vasi un po' più grandi, ecco, con questa mescola che mi è stato consigliato. Spero di aver fatto il compito giusto, se no verrò cazziato alla grande, mi scuso già in anticipo, però sto facendo tutto quello che so. Il problema è poi capire come andranno bagnate queste piante, se tanto, se poco, se a spruzzo, oppure se andranno bagnate invece con l'acqua da un piccolo innaffiatoio, oppure con uno spruzzino, ma questo non lo so ancora, non me l'hanno ancora detto. Anche questa è molto bella, mi piaceva molto. Io ne ho prese 5, me l'hanno Cioè, io ne ho prese 4 e me ne ha dati 5, probabilmente una me l'ha regalata. Io ringrazio
Questo signor Giuseppe delle piante grasse, che sono arrivate mezz'ora fa, e allora ho piacere di sistemarle subito perché mi sembrano un po' sacrificate qui. E allora cerco con una certa difficoltà di liberarle da questa carta che mi pare inzuppata perché stiano fresche, e questa è una cosa positiva. Ok, mettiamo questa. Ecco, e tre, le più piccole le abbiamo sistemate quasi. Stanno arrivando messaggi su messaggi, probabilmente sono queste persone che ho interpellato che cortesemente mi stanno aiutando a sistemare. Questa è la matucana, che ha anche un altro nome che non so quale sia, non sono preparato. Io sono un contadino da letame, da animali, dal massimo da orto, da lombrichi, non sono un esperto. Però a Gloria piacevano e ho voluto provare anch'io. Visto che l'aloe che ho, ve l'ho già fatto vedere, gode di ottima salute, ho detto ma cerchiamo di prendere qualcosa che gli possa dare compagnia, ecco. E allora ho fatto riferimento a questo gruppo. Composto da persone super esperte, perché io sono nessuno nei loro confronti, anzi meno di nessuno, però come si suol dire, nessuno nasce imparato, men che meno il sottoscritto. Questa è proprio bella, a me la matucana piace proprio tanto, è forse una delle poche piante che non conoscevo. Ma mi piacevano. Adesso qui c'è il rischio, c'è di bucarsi. Ma io spero di non bucarmi. Spero di non bucarmi. E spero che gli esperti del gruppo, vedendo questo video, non mi strapazzino più di tanto. Ma io sto facendo tutto quello che so, in base alle indicazioni che mi hanno dato, in base ai preziosi suggerimenti che mi hanno dato. Io per gruppo intendo il gruppo di tere, delle piante di tere, non del gruppo dove ho preso queste piante grasse. E poi c'è il cactus. Il cactus invece, come vedete, utilizzo un vaso un po' più grande perché lui è più grande, e spero di aver fatto la mescola giusta. Vediamo. Mannaggia, le hanno imballate benissimo, devo dire francamente, perché ho una certa difficoltà anche a... Non voglio fare forza, non voglio che si rompano, perché sono molto belle. Sono dei piccoli bonsai, mi sembrano, non che sono bonsai, ma sono delle sculture artistiche, oserei dire, queste piante. Hanno non so che di artistico e di affascinante. Non so se la pensate anche voi come sottoscritto, ma a me sembrano veramente qualcosa di spettacolare. Spero di non fare cavolate. Voi pensate che non farò cavolate? Io anche ci spero, ma non ne sono così sicuro. Siamo
diciamo, le indicazioni di massima le ho seguite. Adesso ci vuole solamente un'indicazione che si riferisca all'innaffiatura. Questo lo lascio un po' piegato, non lo so, vedremo quando mi diranno. Allora, adesso stacco, lo vado a mettere a posto, poi vi faccio vedere il lavoro finito. Ecco qua il lavoro finito. Allora, queste sono le due aloe con i piantini, queste sono le cinque che ho travasato, questa è l'aloe grande. E adesso dovrò ancora bagnarle, vedrò qual è la soluzione migliore e poi procederò. Speriamo in bene, grazie della pazienza che è riservata sempre al sottoscritto. Grazie per essere arrivati a 2000, avermi fatto superare la soglia dei 2000, insperabile, 3 anni fa quando ho iniziato. Grazie a tutti, alla prossima e buona giornata.